Ci aspettiamo dei segnali che siano in linea con quello che il mercato ha rappresentato nei primi 9 mesi, quindi un segnale di crescita oltre il 7% globale sulla pietra e anche sulla tecnologia. Ci aspettiamo soprattutto una presenza importante di tutti i mercati internazionali più importanti. Stiamo crescendo all'estero, mentre sull'Italia si sta soffrendo molto di più, e dobbiamo seguire e incoraggiare questa crescita a livello internazionale, che credo sia la chiave anche per le nostre aziende. Si vince all'estero soprattutto perché sappiamo dare qualità sia nel prodotto che nella tecnologia, e qualità vuol dire attenzione al design, attenzione alle lavorazioni e grande tecnologia che cresce ancora.